Signori, belli e benvenuti in un nuovo episodio di Atomic Heart. Nell'ultima puntata abbiamo inculato Natasha. Suona malissimo, come l'ho detto, comunque è un robot questo qui. Questa è Natasha. Penso sia una donna. Insomma, Petrov si è suicidato, abbiamo la sua testa e adesso dobbiamo andarcene da qui. Quindi presumo di dover andare lì, possiamo salire dalle macerie, sì. Quindi ce ne andiamo e penso dobbiamo incontrarci con Sechenov, che io, di cui io non mi fido, ma il nostro personaggio è molto legato a questa persona per via del fatto che l'ha salvato. Qual è il tuo stato attuale, compagno maggiore? Sono rotto i coglioni, più o meno. Una perdita di attenzione e un'intensa ondata di emozioni. Il mio stato? Sto perdendo la testa, ecco il mio stramaledetto stato. Ho fallito nuovamente la missione, Victor è morto, lasciandomi con una testa in barattolo, e Sechenov crede che sia tutto rosa e fiori, cazzo! Lo capisci? No, compagno maggiore. Ho fatto molte stronzate nella mia vita, ok? Ma non mi sono mai trascinato dietro una testa come un trofeo. Hai visto quel robot gigante nel teatro? C'era un robot militare nel teatro, Charles. Ma sai cosa mi fa davvero impazzire? No, compagno maggiore. Gli anelli. Quei fottuti anelli che mi ha dato Petrov. E sai perché mi fanno impazzire? No, compagno maggiore. Nemmeno io! Merda! Non importa. È tutto a posto. Sto bene, sto bene. Porca puttana, i dialoghi comunque fatti bene. Andiamo. Su, su, ma... I dialoghi fatti veramente bene. Si apre? Ma buon tonno. C'è una porta che possiamo aprire però. Godo. E cosa c'è qua all'interno? Ci sarà una cassa della vita? Una cazzo di torcia, tipo, potevano darla in dotazione al nostro personaggio, ma evidentemente chiediamo troppo. Qua c'è sempre un altro robot telescova che si guarda allo specchio. Siamo dall'altra parte di quegli scaffali. Ma scusa, tutto questo per un comodino, ma veramente? Piaciuto lo spettacolo? Ma vai a grazie. Cagare. Tornate a trovarci, tornate presto. È in arrivo una nuova serie di robot per il vostro intrattenimento. Iliettia dall'altra no, parte. Non è che non me ne voglio andare, semplicemente non si apre la porta, puttanella robotica. Avete lasciato qualcosa nel guardaroba? Per favore, dirigetevi ai servizi igienici. Oddio, vai via da sto posto. Maggiore P3. Ti sto aspettando al complesso Pavlov. È tutto pronto per il tuo arrivo. Arriverò il prima possibile. Ti suggerisco di usare un'auto per spostarti tra i complessi di ricerca. C'è stata un'impennata nell'attività dei germogli sulla superficie. Questo posto sta praticamente brulicando di mutanti. Bene, mutanti. Ricevuto. È tutto? Solo un'altra domanda. No, Filatova non c'era. Capisco. Non hai trovato alcun anello sul corpo di Petrov, vero? Due anelli con la scritta Beta 1 e Beta 2 incisa all'interno? No, non aveva nulla del genere. Passo e chiudo. In realtà ce li abbiamo gli anelli. Però non glielo vogliamo dire. Forse per adesso è un bene. Oh, nonna Zina. Ehi là, nonna Zina. È molto che non ci vediamo. Ho avuto giorni migliori, ma suppongo di essere ancora tutto intero. Ho sentito bene? Hai finalmente preso quel bastardo di Petrov? Non le sfugge nulla, eh? Sì, me ne sono occupato. In realtà se ne è occupato da solo prima che lo prendessi. Non ti preoccupare. Se hai preso la sua testa, significa che presto finirà tutto. E poi potrai farti una dormita. Ora sì che ci capiamo, nonna Zina. Posso fermarmi per una tazza di tè? Fermati quando vuoi, figliolo. Comunque, per caso, hai trovato qualche anello d'oro con delle incisioni mentre davi la caccia a Petrov? Anche lei? No, nonna Zina. Petrov non aveva nulla. Beh, va bene così. Sta attento e fermati pure qui se hai bisogno di qualcosa. Come mai tutti cercano questi anelli? Perché hai mentito a tutti, maggiore? Ecco. Petrov ti ha dato quegli anelli prima di morire. Sono tutti gli altri che mentono. Nemmeno io e il dottor Sechenov l'avevamo previsto. Conclusione fondata su quali basi? Ho pensato alle parole di Petrov. Puoi essere più specifico? Petrov ha detto che la modalità di combattimento è stata programmata nei robot in fase di costruzione. Avrebbe potuto riprogrammarli per conto suo, aveva ragione. Come mai? Petrov era un rammollito, era un informatico, non un soldato. Ma questi robot sanno combattere. Non avrebbe potuto programmarli perché non sa nulla di combattimento. Quella Natasha era armata di missili, cazzo. Dove li ha presi? È un robot costruttore.
Petrov non avrebbe potuto equipaggiare quei lanciamissili, non è un ingegnere. Non poteva accedere alla fabbrica dei robot e apportare modifiche. Ha ingannato l'hub centrale convincendolo che persone innocenti fossero un esercito invasore. Allora perché un robot costruttore dovrebbe avere dei lanciamissili incorporati? Perché un droffa civile è armato di cannone o un gufo di una mitragliatrice? I segni sono ovunque. Quella testa di cazzo di Petrov e il suo amore per la verità, che si fottano! Tutto questo sangue versato solo perché ha fatto mutare i germogli. Dubito che Petrov avesse in mente un simile risultato. Madonna. Né un genetista, né un coltivatore. Ora vi dico la mia su sta roba. Malfunzionamento. E perché diavolo l'ha provocato? Così tanti morti. Quelli con i germogli al posto della quanto è forte sono stati adesso. Uccisi due volte, prima dai robot, poi da me. Da un punto di vista morale, le azioni di Petrov sono ingiustificabili. Concordo pienamente. Fanculo Petrov, è morto. Mi dispiace per quelle persone. Dopo la guerra sono rimasto in servizio per impedire che accadesse di nuovo. Ricordo le mie più sincere condoglianze, compagno maggiore. Allora, perché tutti vogliono questi anelli? Che puttana. I connettori beta? Perché funzionano e perché si ritiene che non esistano. Nessuno ne può provare l'esistenza, nemmeno il collectif dopo il lancio. Specialmente non il collectif dopo il lancio. Per il collectif, chiunque si colleghi con un connettore beta non esiste. Ma potrà vedere il collectif? Sì. Ogni cosa. I connettori beta non consentono di influenzare il collectif, dato che non vengono riconosciuti, ma permettono di sapere tutto ciò che accade proprio come per un qualsiasi umano o robot collegato ufficialmente. Ma un umano o un robot collegato ufficialmente può disconnettersi dal collectif, no? Basta che tolga il dispositivo pensiero, giusto? Credo di sì. Credi? Non ne sei sicuro? O c'è qualcosa che non vuoi dirmi? Non ho dati, compagno maggiore. Ma nessuno può impedire a una persona di togliere il suo dispositivo pensiero. Si indossa, non viene innestato nel cranio. Immagino che sia un bene. Allora, ci sono comunque questo gioco, raga, più lo gioco e più noto dei difetti. Partiamo dal fatto di quello che hanno appena detto, no? Robot costruttori come Natasha, era un robot costruttore, quello che abbiamo visto a inizio episodio e che abbiamo ucciso nell'episodio precedente. Armato di candy missili, quelle specie di dischi lì che è armati di mitragliatrice. Adesso il dubbio è se questi robot sono robot civili, ok? In tutti questi anni di utilizzo di questi robot, la gente li usava ormai come normalità. Non si rendono conto che questi robot sanno fare determinate cose. I proprietari che acquistano questi robot, magari una volta un malfunzionamento, qualcuno che ci ha messo le mani sopra e ha notato che all'interno comunque c'è una mitragliatrice, cioè capisci, è un po' a caso, diciamo, cioè non è una teoria che può reggere, però il gioco la fa reggere, ma non ha senso, perché si sarebbe subito notato che, cioè, Dio mio, è come se, vi faccio un esempio stupido, prendete una PS5, volete pulirla per conto vostro senza portarlo magari da un tecnico, da un professionista che sa come smontarla e pulire i pezzi interno, la smontate per i cazzi vostri, dentro una PS5 trovate una pistola, capisci? Cioè in tutte le PS5 c'è una pistola, questa cosa farebbe il giro del mondo in mezzo secondo, cioè quindi non è una teoria valida. Madonna mia, che situazione di merda, mentre questo mi parla, cioè raga, porca puttana, io ti sto combattendo, questi mi parlano, il governo sovietico, sua sorella, ma vai a cagare. Devo raggiungere l'ospedale. Sudatissimo. Ecco, vedete questo robot che spara la mitragliatrice? Questo è un robot praticamente civile. Nessuno si è accorto che ha una mitragliatrice dentro. Cioè, alla fine è un disco. Mamma mia. Io mi auguro che comunque siamo in una buona parte del gioco, perché fondamentalmente stiamo già coprendo un bel po' di verità. C'è un testo, c'è una riproduzione audio che io non ascolto perché sono, non dico inutili di più. Le cose serie te lo fa capire la storia, i dialoghi man mano che vai avanti. Il resto sono tutte cazzate. Ti fanno capire cosa è successo, quello che è. Ma già si sa quello che è successo qui. I robot hanno spazzato via tutto. Ok, questo è un obitorio. Già non mi piace. Andiamo avanti, si sale.
Charles, cos'è questo posto? Voglio dire, a cosa serve questo complesso? Il complesso Pavlov è all'origine di tutte le innovazioni biologiche della struttura 3826. Dalla creazione di nuove specie di animali d'allevamento allo sviluppo di tecnologie per l'esplorazione spaziale. Spaziale? Quindi costruiscono qui i rover lunari, non a Cholomei? L'esplorazione spaziale va oltre i veicoli. Certo, sono necessari per un'astronave un rover, e poi? Cosa accade quando gli umani raggiungono il pianeta rosso? Creano animali adatti a Marte? Sì, tra le altre cose. Oltre a sviluppare mi piace il modo di parlare del nostro personaggio. La scienza sovietica cerca soluzioni che favoriscono la vita umana su Marte. Ci faranno crescere le branchie per nuotare in oceani gassosi? Gli oceani gassosi sono su Giove maggiore. Marte è caratterizzato da basse temperature e uragani letali. Ma hai ragione, le potenzialità della tua specie devono ancora essere studiate a fondo. Perciò le ultime innovazioni mediche e i nuovi sistemi di supporto vitale provengono da qui. Esatto, compagno maggiore. Sa, come cazzo è possibile che in un ospedale facevano questi esperimenti? Perdonami, cioè che cazzo di senso ha sta roba? Perché? Cioè, alla fine queste qui sono cose per il progresso di una nazione, no? Non c'era motivo di... Oh, ma mi avete rotto i coglioni, ma quanti cazzo sono? Ok, signori, per voi è passato un taglio, un taglietto, mentre per me è passato un giorno. Sì, perché ieri poi, mentre registravo, ho concluso l'episodio, diciamo, l'ho fermato un po' lì, madonna, e lo volevo continuare un'altra volta, si era anche fatto tardi, proprio volevo dire, vabbè, aspetta, trovo un punto dove salvare, continuo l'indomani. Allora... Quindi facciamo il riepilogo della situazione. Ci troviamo qui e dobbiamo portare la testa di Petrov nel laboratorio del complesso dove siamo adesso, che poi tra l'altro è un ospedale, e quindi non ci resta che esplorare questa zona e andare avanti. Quelle ambientazioni, vi devo dire la mia, l'atmosfera che si respira non riesce a prendermi al 100%, okay? Però c'è da dire che le atmosfere interne sono molto meglio di quelle esterne, che comunque sono ben realizzate. Vedi, anche sui muri troviamo robe di... Guarda qua, per esempio, questi penso sono dei meccanismi come installare, dove installare i pezzi robotici. Non è malvagio, non è malvagio questo gioco. Poi tra l'altro io mi sono informato un po' meglio e ha delle ottime recensioni, ma delle ottime recensioni proprio come a livello di storia. Vabbè, la storia, semplicemente noi viviamo in un'epoca che dopo la seconda guerra mondiale vinta dall'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica subito dopo quegli anni fa un progresso tecnologico notevole, no? E quindi i robot sono all'avanguardia. Robot domestici, robot lavoratori, robot medici, robot di qualsiasi tipo, anche in campo militare. Solo che dietro tutta questa roba c'è un complotto, in un certo senso, su questo collective, no? Questo collective che permette di controllare i robot con la mente. Capite bene che, appunto, controllare un robot con la mente è un'idea fighissima, ma dipende che mente li sta controllando, capite? E quindi è qua che poi nasce tutto il malfunzionamento dei robot e tutta sta roba qua, insomma. Dovuto al malfunzionamento, che non si sa se è stato voluto, è stato veramente un malfunzionamento, noi siamo qui in cerca di fermare questa catastrofe, no? Perché non era, diciamo, non doveva essere così che i robot attaccavano comunque i cittadini dell'Unione Sovietica. Però forse c'era messo... era in complotto di fare attaccare gli americani. Per questo gioco ha avuto un pochino di critiche per quanto riguarda... Lo so, tipo l'hanno preso come una sorta di propaganda sovietica, ma io, per me i giochi, raga, restano sempre giochi. Cioè, non è che tipo adesso non possono fare un gioco di un virus, perché sennò è collegato al Covid, capisci? Comunque, camminando un po' a caso, allora, io non so come raggiungere questo cazzo di posto, perché andando di qui è chiuso. Oddio, mamma mia, la capriola incredibile. Scendendo di qua non possiamo, e qua non vedo altre strade. Comunque è un gioco bello. Poi un'altra cosa che apprezzo di questo gioco, raga, è che sì, fondamentalmente è un open world, però secondo me potevano anche evitarlo di fare, perché non è proprio open world. Cioè sì, allora, è open world, ma no.
Cioè, nel senso, non è quel gioco dove è necessario andare in giro. Cioè, io posso comunque usare il mondo esterno solo come mezzo di spostamento tra un complesso e l'altro, no? Per esempio, ora ci eravamo spostati dal teatro e siamo arrivati qui in ospedale, per esempio, a continuare la nostra missione. Cioè, non è stato per noi necessario andare a esplorare. Poi è una scelta nostra se vogliamo fare qualche carneficina di robot o insomma fare qualche strage lì, migliorarci, comprare armi, ottenere risorse e cose varie, però è una nostra scelta, non è una cosa che il gioco ti obbliga a fare. E io onestamente questa cosa l'apprezzo, perché non sono, cioè sono un fan dell'open world, ma mi piacciono anche i giochi che non lo sono. No, qua è pieno di cadaveri. Comunque se li colpisco non è perché sono un sadico, è perché quei cosi si... Se spuntano quei cosi lì, i germogli, poi si impossessano dei corpi. Quindi se tu maciulli i corpi, loro non possono impossessarsene. Oh, ma è da qui che dobbiamo andare, porca puttana, non c'entra niente. Però se troviamo il codice di quella porta, che ben venga. Allora, qui c'è un robot che penso ci maciulli. Aia, l'ho pure detto. Sei morto, figlio di puttana. Ok, abbiamo fatto fuori tutti, andiamo avanti. Dimmi, compagno maggiore, in base alle tue esperienze professionali e personali, i nostri robot civili in modalità combattimento riusciranno a completare il progetto Atomic Art? Sì, senza problemi. Se ci fossero abbastanza robot in basi militari, quartier generali e siti di lancio e nessuno si aspettasse un attacco, potrebbero cogliere l'esercito americano alla sprovvista, proprio come è accaduto al nostro. È davvero penoso. Il mondo si è appena ripreso da una guerra e ora un'altra incombe. Beh, non è così male se ci pensi. Cosa intendi dire? Se Sechenov e il Politburo vogliono conquistare gli Stati Uniti o il mondo intero, non affronteranno persone comuni. Ma le operazioni militari provocano vittime civili. Lo sai bene. Se i robot sono programmati per non uccidere i civili, non li attaccheranno. Sei un robot, Charles, dovresti saperlo. Sono un robot. In un certo senso, hai ragione. Avete visto, raga, che comunque quello è un complotto. Le persone possono togliere il dispositivo pensiero e scollegarsi dal collettivo, ma i robot no, vero? Significa che la loro domestica robot riporterà il loro culo nel collettivo all'istante. Vogliono gli anelli per i propri robot, in modo che prendano ordini solo da loro. Corretto. Occhio per occhio, no? Capite? Cioè, comunque tutto questo si fa per una guerra contro gli Stati Uniti. Cioè, non era... l'unica cosa che non era calcolata è creare una guerra in casa. Cioè, il malfunzionamento dei robot. I robot erano calcolati per essere aggressivi, anche perché se no non avrebbero mai avuto una modalità combattimento. Quello che però non era calcolato era il malfunzionamento all'interno dell'Unione Sovietica. Cioè, i robot non dovevano uccidere i cittadini russi, capito? Erano progettati comunque per un'eventuale guerra per attaccare l'America. Quindi è tutto un gioco comunque che si ha del complotto, hanno delle situazioni governative, politiche, così, però che ripeto, che comunque rimane un gioco. E purtroppo questo gioco è stato un po' troppo criticato per questa cosa, ingiustamente, perché fondamentalmente è un gioco che funziona, a parte piccolezze che a me danno fastidio, come trovarmi mille cadaveri uguali. Però dai, l'ho sempre detto, sono cose proprio di poco conto, cose che non fanno il gioco, ecco. E qua c'è una porta da aprire, proseguiamo. Devo farlo con calma, devo farlo, madonna. Oh, qua più che un ospedale, mi sembra palesemente il laboratorio. Questa qui, cioè capite che le texture sono fatte veramente col culo, cadaveri così. A parte che è un cadavere, Dio mio, un colore un po' sul bianco, sai, la pelle pallida di un cadavere. Ripetiamo, sono morti da 4 ore. Capisco che non è proprio, però questo qui sembra più vivo che morto. Poi, vabbè, senza considerare la mutanda che compenetra la pelle. Sono tutti uguali, le solite robe. Buongiorno a tutti, amici. Buongiorno, buongiorno. Ehi, accuccia. Non ti agitare. Vabbè, qua facciamo una piccola strage. Guarda quanta strage ho fatto, raga.
Ah, proviamo qualche altre armi, eh. Sei molto forte pure. Oh merda. Cosa può essere capace di tanta. Porca puttana. L'ho disinstallato. Stai esprimendo compassione per un cadavere maggiore. Un cadavere di donna mutilato. Oh, questo è diverso. Compassione per le persone. Questa persona è morta, compagno maggiore. Assicurati che la tua debolezza per le donne non ti si ritorca contro. Qua, qua do ragione al guanto, raga. Non è il primo cadavere donna che troviamo. Sì, forse per lo più sono uomini. E qua è la prima volta che ne troviamo. Oh, sembrano donne. No, questo è un uomo. Cazzo sto dicendo? Questo è un palese uomo. Queste cose così. Però è vero anche. Ah, ma quindi non sono donne le altre. Siccome c'avevano il coso dei capelli. Ah, questa è una donna. Sono identici, vabbè. Però al di fuori di questo, questa è una donna. Bene, al di fuori di questo, lui ha provato compassione per questa perché era più gnocca. Cioè, voglio dire. Ok, abbiamo lo. Non mi dire. Maria, non me lo fate affrontare quel coso che lo odio, raga, è troppo forte. Metti il CD, soldato. Ok, siamo in quest'area. Peccato che non c'è una torcia, almeno che io sappia. Vabbè, ormai sto finendo il gioco, tipo, cerco ancora la torcia. Oh, salvataggio. Voglio controllare un pochino l'inventario per vedere se magari nel deposito ho qualche cartuccia incendiaria, magari trovata così a caso. Ok ragazzuoli, ci siamo potenziati un paio di abilità, ci siamo messi di nuovo il getto di polimeri, ci siamo potenziati quest'arma qua, l'arma da mischia, abbiamo aumentato i danni e la velocità di ricarica di questa cosa. Vedete adesso quanto è veloce prima di scagliare il colpo. In più abbiamo sistemato un pochino l'inventario, ho preso qualche proiettile in più, abbiamo la cartuccia incendiaria che andremo ad usare adesso, così almeno se incontriamo qualche bastardo abbiamo la cartuccia incendiaria. Ha migliorato il nostro personaggio un pochino su alcune cose e niente, dovremmo poter procedere. Cosa si nasconde qua sotto? C'è una registrazione. Ora ce n'è andato, professore. Avrei dovuto imparare da lei, ma tutto quello che ho ricevuto è stato... No, guarda dove c'è quello. Storie di gente che lavorava qui presu... Oddio! Abbiamo potenziato che in teoria con una medicina piccola recuperiamo tutta l'energia. È un cazzo. Guarda quanto fa la cartuccia incendiaria. Oddio, no! 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 Mi ha preso! Vai via, demonio! Ma siamo proprio messi male, comunque. Madonna! Il problema, sapete qual è? La posizione in cui lo stiamo incontrando. Perché lo stiamo incontrando fondamentalmente in un corridoio. Basta. Sparmiamo la cartuccia. Penso sia morto. Mamma mia. Abbiamo fatto subito questo. Oh, vai a cagare, immortale. Oh cazzo, minchia fail della vita. Dai, fatti avanti, demonio. No, non ti fare avanti. Cazzo di crostini. Cos'è questo posto, Charles, un obitorio? Sì, i cadaveri vengono conservati per ulteriori studi. Cosa intendi? Ci sono corpi ovunque, da dove arrivano? Ce ne sono a decine e sono quasi tutti in giovane età. Sono i volontari che hanno perso la vita in pericolose sperimentazioni umane. Cristo. Capisco che alcuni esperimenti non possono essere eseguiti su topi o maiali e richiedono esseri umani, però così sono troppe. È assurdo, cazzo. Purtroppo la scienza non procede sempre senza intoppi. A volte i volontari muoiono. Questo sotterraneo esiste per non rendere vana la loro morte. Questi corpi vengono studiati per impedire che accada di nuovo. A volte, fanculo! Non possono utilizzare i condannati a morte. Ma anche così. Non tutti gli esperimenti possono essere condotti sulla feccia della società. Alcuni importanti progetti segreti richiedono soggetti psicologicamente sani. Fin quando sono volontari è un conto. Ma nella maggior parte dei casi, quando ci sono queste situazioni, è difficile che si trovano dei volontari. Alla fine chi è che si offre volontario per morire, fondamentalmente? Ok, porta aperta, incredibilissimamente incredibile.
Ok, qua possiamo salvare. Qua lo vedo pieno di robot, quasi quasi non vorrei aprire. Ma purtroppo devo aprire. Ok, abbiamo liberato, penso, la zona. E lì c'è un altro coso. Spara i germogli. Ah, ma qua siamo ritornati dove eravamo, praticamente. Abbiamo aperto la porta da quest'altro lato. E poi in questo gioco è presente lo stealth. Semplicemente non ne vale mai la pena. Oddio. Mettiamo un attimo quella elettrica. Eccola. Mamma mia. Abbiamo, penso, liberato la zona. Ok. Ma è assurdo. Sejanov è una brava persona. Come ha potuto permettere che accadesse? Un esercito di robot, mutanti omicidi, migliaia di vittime innocenti. Comunque la si guardi, è colpa della struttura. Persino senza Petrov questo posto è pieno di problemi. Per non parlare del Collective 2.0. Voglio concludere alla svelta e andare in pensione. Forse persino sposare. La tua negatività genera spiacevoli artefatti nel mio codice. Ti ho detto di stare fuori dalla mia testa, Charles. Mostrami dove cazzo devo andare. E lui, il nostro personaggio, non vuole ancora credere che ci possa essere Sejanov coinvolto. Intanto distruggiamo questi, perché sembrano inutili, perché in realtà un po' lo sono. Ma ricordiamoci che sono dei robot costruttori. E qua ci sono due porte da aprire, madonna. Ma penso ci sblocchiamo un po' tutto il passaggio. Raga, 7 ore per fare sta porta, che cazzo è? Mamma mia. Guarda come mi sono buggato. Madonna, che due coglioni. Vabbè, andiamo avanti. Spariamo un kit. Guarda quanto è grande quell'affare. Cos'è? Gli esperimenti condotti qui mirano a creare endoscheletri polimero-neurali per diversi animali per consentirne la vita in condizioni ostili su pianeti esterni al sistema solare. Questo sembra... Endoscheletri? Quella cosa non ci attaccherà, vero? È enorme. Questi esemplari sono privi di tessuto cerebrale polimero-neurale. Al momento non sono altro che corpi polimerici. Non possono muoversi. Restano comunque giganteschi. Un filmatino. Explore Pavlov. Obiettivo completato. Guardalo lì. Sto cazzo. Stockhausen, come cazzo si chiama? Le due gemelle, che secondo me queste qui sono... Prima o poi devo combatterla, me lo sento. La testa di Petrov. Non mi sarei mai aspettato di vedere Victor ridotto in questo modo. Eravamo pappa e ciccia, lo sai? Ma purtroppo alla fine Victor ha fatto troppe scelte sbagliate. E guardalo ora. Grazie alla genialità del dottor Sejanov, non dovremo perdere la conoscenza del buon Petrov. Attenzione, però c'era una ragazza che correva, sarà Filatofa. Infatti, vedi, ragazzo si chiamava. E certo, ora vede il suo ragazzo presente così. Quando l'assimilazione sarà completa, faremo tornare i robot al loro stato precedente. È già morto, brutto bastardo! Lascialo stare! Granata! Oh cazzo, e quindi è morto sto cazzo? Ah, è andato a terra. Minghia, guarda come muore. Dio.
di nuovo sto svenendo, ma è una cosa volontaria. Secondo me è il guanto. Secondo me è il guanto, ce l'ha dato Sejanov, di conseguenza in un certo senso ci controlla. Ed ecco che vivo di nuovo un... Il professore dice che non dormi da 3 giorni. Un ricordo, forse. Non voglio. Sonniferi? Una bottiglia di vodka? Oddio. Perché non tutto insieme, eh? Sai che non mi piace. Il cervello è una fortezza. Sai, quando ero bambino, mio fratello aveva paura del buio. Ma... Perciò mia madre lasciava la luce accesa. Lo aiutava, ma io lo detestavo. La luce interferiva con la mia immaginazione. Stesso motivo per cui odiamo i libri per bambini. Troppe immagini colorate. Non erano reali. Ah, io in teoria non sto nemmeno camminando sul pavimento, ma sulla parete. Della biblioteca di mio padre. È capovolto. Storia, medicina, fisica teorica. La scienza non prova a rendere il mondo più sicuro o più bello. Non ci credo. Ci dà semplicemente i fatti. Quindi... Seppi per cosa dovevo allenarmi. E feci anche un'altra scoperta. Un mostro nell'oscurità si comporta in modo prevedibile. Può essere studiato. Un mostro nella luce indossa una maschera. Ed è quindi imprevedibile. E pericoloso. Esattamente. Inoltre la luce è ciò che ci rende dei mostri. Oh. Capisci, ragazzo mio? Più o meno. Attenzione. Posso spegnere la luce? Ci sto capendo un cazzo. Sì. Ricostruzione illuminazione. Cazzo è? No, questo lo conosciamo. Saltiamo sul palo. Dai, salta, madonna. Ok. No, voglio dormire, hai capito? Oh cazzo. Svegliati. Devo arrivare lì. Ok, sulle barelle. Mamma mia. E questa è la realtà? Siamo figlio di nuovo. Di puttana. Cosa? Charles, dov'è la risa? Si è nascosta prima dell'esplosione. E che fine ha fatto Stock? Stockhausen è stato scaraventato dall'esplosione in una vasca di polimeri ed è morto. Che ipocrita, sono una dottoressa, gran bella dottoressa, fottuta lanciagranata. Sì, ma non ci stanno, è 2 volte che non ci Pedro fanno vedere le... Sono della stessa pasta, non c'è alcun dubbio. Non importa, troviamo una via d'uscita. Beh, comunque c'è da soffermarsi secondo me sul fatto che già 2 volte... Due volte che capita una situazione simile in cui incontriamo Stockhausen, Sejanov, insomma tutti quelli che è. Poi succede questa cosa che il nostro personaggio sviene in qualche modo e secondo me è qualcosa che attiva Sejanov tramite il nostro guanto che lui ci ha dato. E secondo me noi non riusciamo mai a capire, cioè è come se ci sta ingannando fino all'ultimo, non ci fa vedere la verità, in questo modo noi non, cioè, continuiamo a stare dalla sua parte. Ma cioè la coincidenza, magari la prima volta uno a questa cosa non ci fa caso, ma succede anche una seconda volta. Ma secondo me è ovvio che ci sia lo zampino suo. Maggiore, sei vivo? No, sono stato ucciso da una granata. Sono davvero desolata, non era questo che volevo. Ma ora non ha più importanza. E cos'ha importanza, stronza? Dobbiamo incontrarci. Devi vederlo con i tuoi occhi. Ti farò vedere tutto. Cosa intendi con tutto? Ti fidi troppo di Sejanov, ma lui ti sta tenendo all'oscuro. Ecco. Non hai idea di cosa stia succedendo veramente. Devi vederlo con i tuoi stessi occhi o non ci crederai. Ah, puoi dirlo forte. Non ho idea di cosa stia succedendo. Capirai tutto non appena lo vedrai. Ho le prove. Ti aspetterò all'Accademia delle Conseguenze. L'entrata è dentro il faro. Non farti fregare. Contaci. Attenzione. E finalmente, forse nel prossimo episodio scopriremo la verità. Noi per adesso, raga, ci salutiamo qui. Che dire, dai. Penso di essere giunto quasi alla fine del gioco. Perché una volta che scopriremo la verità su tutta questa faccenda, dubito che ci siano poi altre cose da fare. Signori, noi ci salutiamo qui. E noi ci vediamo nel prossimo episodio con Atomic Heart. Ciao, belle mie.